Eccoci, Oliena. Siamo nel cuore di Oliena. Stasera c'è la festa, porte si aperte, se noi andiamo a vedere di cosa si tratta. Comunque, per chi non vede Teddy con noi stasera, c'è la risposta. Teddy era stanchissimo, quindi per venire qui a visitare questo paese e a vedere questa festa, abbiamo prenotato un B&B per mettere Teddy comunque a riposo. Forse è stata la meglio, una bella dormita, anche perché è veramente provato questo canino, e quindi noi sappiamo i suoi limiti, quindi dobbiamo rispettare le regole. Teddy aveva bisogno di riposare stasera. Vero di stasera che cosa mangeremo? E qui c'è un sacco di cose, c'è di tutto, di più, sia da mangiare che da bere. Quindi ho già visto lì spiedini di carne di pecora, che forse mi può anche interessare. Per il bere problemi non ce n'è, perché tanto siamo a piedi. Sì, siamo a piedi. Però c'è un sacco di cose da mangiare. Forse stasera mi supero. Assaggio tutto. Allora, sentiamo intanto questo bel bicchierino di Canonau che ci hanno dato. Pronti via. Il digiuno penso sia il top. Ancora sì, però insomma, facciamo l'aperitivo così. Allora aspettiamo loro, anche voi insieme a noi. Tanto io faccio un po' vedere qua. E potete presentare così il mulino su Bimisone. Ok. Che fa parte di questa... Il regalo che ci hanno fatto. È il nostro logo. È il vostro logo questo? Sì, okay. Questo è il mulino, sì. Loro lavorano farine, sì. Producano sì. Farine e queste paste. Stiamo cercando di chiudere la filiera. Abbiamo iniziato da poco, un anno. Adesso da poco con la pasta. Stiamo già parlando con gli agricoltori per farci il grano. Stiamo sperando di riuscire ad aprire il pastificio e quindi abbiamo e dai, avanti con c'era con il ciclo completo e quindi sì. Salute. Salute. Numero uno. Io ve l'avevo detto, allora iniziamo con queste madone sin purpugia, detto bene? I signocchietti con tipo la salsiccia, aspettiamo. Pancetta arrosto. Formaggio e pane. Ha ricordato una persona per prestare. Buongiorno. Stamani è anche un po' ventilato e andiamo a fare colazione. Ci siete? È già duro di mattina, finiamoci la stasera. Belline, semplici, curate, e poi loro comunque gentilissime, le abbiamo conosciute ieri. Ora ci aspettano per la colazione, andiamo a vedere cosa ci hanno preparato. Buongiorno,
Eccole qua. È Antonella. Ciao. La persona gentilissima che ci ha accolto ieri, che stamattina ci ha preparato la colazione. Ragazzi, cosa gradite? Caffè e latte va bene oppure il tè? Io caffè. Il caffè è normale. Buongiorno. Allora, siamo pronti. La colazione l'abbiamo fatta. Qui ci sono venuti a prendere Giuseppe Manconi, Bastianina, che ci porteranno a fare questo tour di Oliena. Poi loro ci spiegheranno meglio dove ci portano tutte le cose. Sono le nostre guide per oggi. Allora Giuseppe, raccontaci un po', dove ci stai portando stamattina? Siamo alle sorgenti di Suolovo, territorio di Oliena. Il Corrasi, tutto il Supramonte, che è una montagna carsica. Essendo una montagna carsica, quando piove tutta l'acqua filtra e va in profondità, ma poi da qualche parte deve sempre fuoriuscire. Questa è una delle zone più basse di tutto il Supramonte. Mi sono preso i primi tempi quando magari stavo molto sintomatici. Qui siamo alle sorgenti di Suolovone, grande gola. Non è stata mai trovata la fine, la profondità e la lunghezza di questa sorgente. L'Angola. Quindi è profonda. È stata esplorata fino ad oggi a 137 metri. C'è un pesce in bocca. No, no, cos'è? Un uccello. Mamma mia. Che guarda. Teddy. Chi c'è? Teddy faccia, ma chi c'è? Aspetta, perché anche Teddy vuole un po' di Ma arrivano le pecore di lì con... Le nostre guide. Territorio di Torcali. Sì. Territorio di Oliena. Ok. Qua siamo tutto quello che si vede, a parte la cresta qua a sinistra, il Supramonte di Oliena. Quello che si vede giù in fondo, in lontananza, sì, quella punta è la punta Corrasi, 1463 metri, dove poi però ci andremo dopo. E qua sulla sinistra abbiamo Tiscali. Sì. Questo cucuzzolo in mezzo, sì, in mezzo, sì, a questa collina, Tiscali. Tiscali, ricordatevi che non è la rete telefonica, no, ma no, la rete no, telefonica prende nome dal villaggio nuragico di Tiscali. Questa è l'antica dimora dei pastori. Viene chiamata Rupinetto. Questo è stato ristrutturato adesso 2 anni fa. E tutto il Supramonte è ricco. Questa è proprio l'uscita della grotta di sopra. Sembra adesso piccola, ma adesso quando ci avviciniamo proprio lì stanno passando delle persone e si vede proprio l'entrata della grotta, esce piena d'acqua. Quindi, come diceva Giuseppe, correggimi se sbaglio, che nelle giornate di pioggia abbondante, che comunque interessano tutta questa parte del Supramonte, l'acqua che penetra comunque dalla montagna, questo è l'unico punto dove poi esce. E questa è una cosa che ci si lascia vedere. Okay. Andiamo a vederla. Teddy, anche te devi fare attenzione. Voi immaginate questa grandezza, questa grotta che rimane anche per 3, 4, 5 giorni. Che pompa?
Amore, non ti fidi andarci giù? L'hai fatto il lo sperma portato all'interno del canone, dei piccoli comuni, dei piccoli punciali? Sì, sì, sì. Perché ci sono dei laghetti, ma non mi ricordo la quantità dell'acqua, l'estensione di questi laghetti all'interno sempre di questa grotta. Quindi, noi... Oggi è giornata di escursioni, eh? Così è rimasto. Poi come sei andato? È rimasto. È rimasto. Pensa tu? Sì, sì. Prende anche. Siamo il tipico. Voilà. Ora qui siamo tra un polverone perché siamo ripartiti. Chiaramente siamo mangiato come maialini. Abbiamo mangiato anche il maialetto, si è mangiato come maialini. Abbiamo bevuto perché qui comunque si mangia e si beve. Sì, sì, si mangia e si beve. Però siamo ripartiti, un po' più a rilento, ma siamo ripartiti. Vero? Verissimo. Io sto concentrato, c'è il polverone qua. No, no, stai concentrato perché c'è anche la strada che finisce dai lati, eh? Senti, non sbandonzolare. Ciao, dopo. Ma questa cosa, questa parte qui della Sardegna, sopra Monte Piauliena, è bella. C'è un sacco di queste capanne che vengono lasciate a disposizione, ci raccontava Giuseppe, un po' di tutti. Nel piano del rispetto puoi usare le cose che trovi all'interno e lasciarle comunque, prima di andare via, fare in modo di rimettere le cose che hai usato. E è bello, perché comunque è sempre un rifugio, no? Che uno può trovare nel momento del bisogno e si può usufruire. Nella zona sala chiamata Zaccorcavoglia, dove le capre venivano messe qua per passare la notte e loro ci dormivano. Zaccorcavoglia è dove loro coricavano, le capre coricavano qua. Questa invece è la sala dove c'era lo svezzamento del capretto. Il capretto veniva messo qua dentro nella fase dello svezzamento. Al momento che serviva l'allattamento della mamma, quindi una volta al giorno lo facevano entrare qua nella parte dove c'era la mamma, faceva l'allattamento e poi si rimetteva qua dentro. Se andava lì dentro poteva anche andare a dormire. Qua dentro rimaneva a parte, la madre piano piano lo svezzava. Ok. Bello, però. Bello, bello. Sono delle cose bello. Davvero... Cioè... Ci abbiamo conosciuto fino agli anni 2000. Andiamo. Ti puoi fermare a mezzo perché poi mi fa cascare. Una scarpa sciolta, vieni. Sono vivo. 1412, 1460. Punta carabina. Conosciuta da tutti però il Corrasi. Il Corrasi. Ma il Corrasi, la punta Corrasi è proprio quello. Quindi tutti scambiano, cioè attribuiscono il nome a quello che si vede è sempre quella parte lì. Okay. Che si vede sempre dalla vallata,
dal paese, sia da Nuoro o da Orgosolo o da Orù, si vede sempre. È quello. Corrasi non si vede perché sta dietro. Ok. Punta Corrasi, 1463. Ah, io devo sapere che Cortese Aperto in realtà viene, l'ha inventato viene, ovviamente la struttura di Olina è stata fatta perché Olina ha un sacco di cortili e poi tutti gli altri paesi l'hanno seguita, l'hanno copiata tra virgolette, però hanno cambiato il nome giustamente perché ogni corte, ogni paese ha la propria struttura, non ha tutte le corte che ha Oliena. Però Oliena nasce proprio qui perché le corte si nascono ad Oliena. Sì, così. Che davvero sa mime comunque. Una barrucula è legata con un camion, queste si chiamano in Olanda Zeli e Zeo, una volta in un cordiglio di manco, la esa mano, all'incontro di un altro leone, a parlare. Vai a Paco. Vino? Vino cannonau. È un altro mondo. Wow! Rimane un po' più alto di dietro. Bellino. Bello, eh? Vada. Bello, bello. Vai. Ci sta. E ora anch'io. Adesso la signora. Io anche senza bandierina. Dice teste piccole, le taglie piccole non ce l'ho, ma ragazzi c'è una bella testa. E l'ho detto, sta piccino. No, non ci sta piccolo, perché sennò lo prendo. Bellino anche lui. Sì, perché poi io... Bellino? Vai. Sta benissimo. Perfetto. Li compriamo. Allora, ragazzi, la nostra giornata Oliena è terminata. Purtroppo è stato un giorno solo, però molto intenso. Ringraziamo i nostri amici, super professional che ci hanno accompagnato a visitare questi territori. Ci sarebbe piaciuto fare altri tantissimi giorni. Ma noi torniamo. Ma noi torniamo. Non ti libererai di noi così facilmente. Ma io non mi voglio liberare così facilmente. No, noi dobbiamo andare avanti ancora tutta la storia e tutto quello che c'è ancora da conoscere su tutta la storia. Anche perché ci sono tante cose da visitare ancora. Cioè, un giorno è riduttivo in un giorno, però dai, ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto tanto. Sì. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo, ragazzi. E noi torniamo, vi aspettiamo anche noi. Quando venite da noi, siete i nostri ospiti. Sicuro che veniamo. Noi aspettiamo. Certo. Forza, ragazzi, in bocca al lupo. Ciao a tutti, da Oliena. Ciao. I nostri amici. Ciao, ragazzi. Ciao.